Anche alle elezioni del presidente del decimo municipio di Roma, il vero vincitore è stato l'astensionismo. 2 cittadini su 3 ieri hanno preferito rimanere a casa piuttosto che andare a votare il mini sindaco di Ostia. Specchio del paese e conferma che qui si gioca una partita molto più grande. Chi è andato a votare comunque ha deciso che sarà una donna a portare Ostia fuori dal commissariamento. Le candidate che il 19 novembre si sfideranno al ballottaggio sono la grillina Giuliana Di Pillo, che ha ottenuto il 30,2% delle preferenze, e Monica Picca, sostenuta in modo compatto dal centrodestra, che ha ottenuto il 26,7% dei voti. Io mi appellerò ai cittadini per dar vita su questo municipio a una stagione politica nuova di buon governo e soprattutto concreto, con un programma che mira a risanare e a rilanciare un municipio devastato e martoriato dopo 2 anni di commissariamento. Nessuna alleanza ancora per la destra moderata, che sa però di dover tendere la mano a Casa Pound per poter vincere il ballottaggio. La formazione di estrema destra infatti ha quadruplicato i voti rispetto alle comunali dello scorso anno, ottenendo il 9,1% delle preferenze, un risultato mai visto, dal quale, hanno detto, intendono partire alla conquista di Montecitorio. Al terzo gradino di preferenze il candidato del PD, Atos De Luca, con il 13,6% dei voti, mentre Don Franco De Don, ex vice parroco di Santa Monica, sostenuto da MDP, ha ottenuto l'8,6, e l'indipendentista Andrea Bozzi il 5,5. Numeri, alleanze e reazioni che confermano Ostia terreno di gioco a livello nazionale, difficile da considerare solo un quartiere della capitale, anche se questo paragone non piace alla candidata grillina, che risponde così a chi dice che il Movimento 5 Stelle ha perso consensi rispetto al plebiscito ottenuto lo scorso anno da Virginia Raggi. Il nostro paragone deve essere fatto con le elezioni municipali del 2013, dove, ripeto, il Movimento 5 Stelle ha in questo momento quasi raddoppiato i suoi consensi.